la partita di sabato brutta brutta, o no? Cosa è successo? Che c'è, come mai questa metamorfosi negativa? Secondo te? Ma non è che abbiamo fatto tanto male, ce la siamo giocata la partita e meritavamo sicuramente qualcosa di più, perché i gol sono stati, li abbiamo presi per nostre disattenzioni. Magari potevamo essere più attenti e più cinici sotto porta. Arrivarci un po'. Sì. Cioè, scusi, mentre nelle altre partite, ti faccio questa domanda, perché mentre nelle altre partite la squadra aveva creato occasioni da gol, un po' sfortunato, un po' gli episodi, l'idea che mi sono fatto guardando la partita di Carpi è che proprio c'è stata una grossissima difficoltà nell'andare in porta. Loro facevano un grande pressing, era molto forte soprattutto al centrocampo, e abbiamo avuto qualche difficoltà a giocare la palla e comunque le occasioni qualcuna è arrivata, non siamo stati capaci di sfruttarla. Senti, sei entrato dentro e hai dimostrato, insomma, di poter tranquillamente valere questo campionato, insomma, nonostante il fatto che tu sia giovane, il fatto che questo è una cosa che ti stimola, insomma, senti di avere la fiducia dell'allenatore, no? Sì, io sono venuto qui per mettermi in gioco, di dimostrare, di lavorare e di cercarmi di guadagnarmi il posto. Francamente per un 97, beh, comunque le buone referenze, no? Ma comunque sulla rete legge di Mauro Popolaro, anche l'esperienza della regina, penso a 17 anni, 16, non so. E concretamente ti aspettavi, vista anche la rosa, e quindi i colleghi di reparto più anziani, già dopo 6 o 7 partite di poter giocare titolare da Cesena in poi? Sto cercando di lavorare bene, di guadagnarmi il posto e ce la giochiamo, insomma. Ognuno, siamo tutti importanti e nessuno è indispensabile. Senti, lì dietro giocare a 3 e giocare a 4 fa differenza per te, non hai problemi? Preferisci uno, preferisci l'altro, oppure mi adatto alle situazioni? No, mi adatto a quello che dice il mister, non cambia tanto per me giocare a 3 o 4. L'esperienza nazionale com'è andata? Abbiamo raggiunto un bel traguardo, siamo arrivati in finale quest'anno all'Europeo e siamo stati un bel gruppo e abbiamo fatto bene. Cosa ti dà questa maglia? Maglia azzurra? Ma sicuramente un motivo d'orgoglio e una grande responsabilità portare addosso la maglia azzurra. Che rappresenti tutta l'Italia, la nazione, bisogna rispettarla e sudare. Senti, considerando la classifica, queste 3 partite sono di vitale importanza, insomma, partendo da quella di sabato con il Pisa, perché i numeri sono eloquenti, insomma, cioè, non è che si può dire una classifica, non la guardiamo, oppure no. Sì, no, bisogna far punti e bisogna cercare di vincere le partite, anche perché finora non siamo stati mai inferiori a nessuno, ecco. Siamo stati sfortunati su degli episodi e dobbiamo cercare di togliere queste piccole leggerezze. C'è un po' di pressione nello spogliatoio perché questi risultati non arrivano, perché non c'è continuità, perché magari alcune partite si potevano vincere e si sono pareggiate. C'è anche un po' di paura, se vogliamo, nel cercare di fare delle cose che magari durante la settimana vi riescono bene e poi in partita no. No, noi dobbiamo restare tranquilli, anche perché se iniziamo a perdere la testa non ne veniamo fuori. Invece stando uniti, calmi e tranquilli, aiutarci l'uno con l'altro, possiamo venirne bene insieme. Cosa sai del Pisa? Che vista le aspetti? Una partita bella tosta, aggressiva, bisogna vincere. Tornando alle tue caratteristiche, qual è il tuo difetto su quale lavorare? Bisogna sempre migliorare su tutto, cioè bisogna lavorare e basta. Dovrebbe rientrare Garcia Dena, questo provocherà un po' di abbondanza.
abbondanza delle famiglie, tu sei pronto eventualmente a comandarti in panchina? Io sono pronto alle decisioni del mister, è importante venire fuori a giocare tutti bene. Dopo Carpi ha detto, abbiamo parlato di avversario aggressivo, l'abbiamo preparato in un certo modo, abbiamo giocato in un altro. Secondo te, come te lo spieghi questo passaggio qua? Ma sicuramente abbiamo sbagliato l'approccio iniziale, perché è stato i primi 20 minuti che siamo rimasti lì sotto, però dopo giocando siamo venuti bene fuori e non abbiamo sfruttato le occasioni. Senti, tu sei proprietario dell'Udinese, giusto? Sì. Cioè, Damiani come procuratore? Sì. Insomma, ti hai messo bene da questo punto di vista, insomma, no? Un ottimo procuratore, una società che comunque valorizza molto i giovani, valorizza molto il prodotto verde, tra virgolette, quindi... Sì, no, è una società importante, l'Udinese, sono molto organizzati, lavorano molto bene con i giovani. Con chi ti senti l'Udinese quando era Carnevale? Lo sai che è molto legato alla Dinamarca. Sì, sì, sì. Con il direttore Bonato che è venuto quest'anno, anche con Carnevale. Che ti dice Andrea? Di Latina? Considerando che lui è innamorato, direi. Ci ha giocato, ha fatto il genere. Non ci ho avuto molta confidenza su questi fattori. Ecco. Lui mi dice sempre di lavorare bene, di star tranquillo e di fare bene. Mauro, tu sei un figlio del Sant'Agata, un saluto per i tifosi della Regina. Siete rimasti sempre nel mio cuore, grazie di tutto per avermi accolto così fin da bambino. Ritorneresti a Reggio Calabria? Non sarebbe male tornare lì in una grande famiglia. Grazie. Ma l'ultimo, in quel salvataggio là, che cosa ci sta quel salvataggio sulla linea? Speranza, fortuna, anche una certa previsione di quello che potrà accadere. No, sono stato fortunato a togliere quella palla da lì, ecco. Non è che c'è stata questa bravura, sì, a guardare l'uomo sul secondo palo, però sono stato anche fortunato a togliere la palla da lì. Qual è la